Bella a tutti ragazzi, bentornati qui con Ghost of Tsushima. Ragazzi, primo episodio che mi ha fatto già innamorare. Bellissimo, vediamo. Siamo qui al castello per salvare il nostro zio. Bello, bello, bello per ora. Bello, bello, bello per ora, raga. Poi qua c'è un discorso tutto. Creiamo un diversivo, infiltriamoci. No. No, Passeremo dall'entrata. Il Khotun Khan ha bruciato i nostri migliori spadaccini, umiliato mio zio, massacrato i guerrieri di Tsushima. la faremo pagare. La farò pagare cara. Commettendo gli stessi errori che uccisero i tuoi compagni. È ciò che crederanno i mongoli, ma stavolta colpirò per primo. Mamma mia, ma che quatto! Ma che quatto che passa dall'entrata! Dicevo ragazzi, bellissimo, 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 bellissimo. Li finisco, aspetta qui. Quando si trova in territorio nemico, puoi sfidare i nemici a un confronto. Tieni premuto il triangolo quando il nemico si avvicina. Non appena attacca, riesce a triangolare con un solo colpo. Sono qui per Lord Shimura. Questa cosa bellissima. Lord Shimura. Non ti capisco. Ma com'era uscito, rilascia? Ah, no, no, no. Ah, ok, dopo si parte. Certo. Sembri sorpresa. Aia. Cos'è questo rumore? Non lo so. Ci hanno usato anche sulla spiaggia. Ci hanno segnalato. È rotto il cazzo, te. Si spacca sta cosa. Guardali come l'hanno infilzati. Oh, brava. Ma che attacchi? A volte non ti capisco, bro. Ah, te sei te. Siamo bloccati. Ma stai tranquilla. Devo farlo. Stai indietro. Da solo. Libera la strada. Quando troverò Lord Shimura dovremo fuggire subito. Preparo i cavalli. Bene. Brava. Se non mi vedi tornare, va nella foresta. Devo farlo. Schivare le frecce. Prima di scoccare le frecce, i mongoli richiamano i loro alleati e pertanto di abbassarti. Oh!
Cioè, stavo solo io, questo ha detto Dojo. Ha urlato. Stupido mongolo. Mongoloide. Attraverso il ponte per salvare tuo zio. Voglio fare il confronto. Sì. Ah. C'è un riflesso del cazzo. Ma quanto mi piace! Oh. Che ci hanno paura? Ma davvero? Ma davvero? Sono così sega. Sì, scrivere le frecce, sì. La Madonna. Basta, basta, nessuna pietà. Il confronto è troppo bello, mi fomenta. Mi fomenta troppo. Ma guarda quante navi. Sì, vieni qua, vieni. Oh, vieni qua! Vieni qua! Vieni, eccolo. Questo che cazzo è, dirà? Io sono Jin Sakai, nipote di Lord Shimura. Vieni. Sono qui per vendicare il suo onore. Tuo zio mi ha parlato molto di te, Jin Si Sakai. è venduto. Non è morto con onore, neanche imprigionato. Suo nipote distrutto e umiliato, implorante di unirsi all'impero mongolo. Ah no, imprigioniere. Questo è il tuo momento, Lord Sakai. Ma sai che fenomeno, ma sei troppo forte. Vieni qui, piccolo. Tuo zio ti osserva. Impossibile! Basta. Arrenditi. Spiega a tuo zio che può portare facilmente la pace nel paese. Voglio morire. Padre. Jin. Hai
Aiutami. Possa la tua morte giovare a tutti. Ah, figo. Signore, è ora. Eccomi, Yuriko. Bella, eh? Bella. C'è niente che, eh? Tutta l'isola è qui per piangere vostro padre. Puoi mandarli via. Dovete riceverli, Jin. Ora siete il signore del clan Sakai. Sì. Non siete solo Jin. Vostro padre è nel vento che vi sostiene. Vostra madre negli uccelli, sugli alberi. E mio zio? Ve lo dirà lui, alla pira di vostro padre. Grazie, Yuriko. Il clan Adachi sarà sempre disponibile se avrai bisogno di una guida. Bello. Padre è sempre stato il baluardo del popolo. Un vero samurai. Io non l'ho salvato. Sono stato un codardo. Jin, tu sei un samurai. È morto per colpa mia. Tuo padre è caduto in battaglia salvando il suo unico figlio. La sua ricompensa è una morte da guerriero. Ora tu porterai avanti la sua eredità. Lo spirito di tuo padre risiede in questa lama. Lui è sempre con te. Domani verrai nella mia fortezza come mio pupillo. Ma oggi devi dire addio a tuo padre. Ha vibrato tutto il joystick. Dobbiamo diventare ancora più forti. Dobbiamo diventare ancora più forti. Padre. Come posso salvarlo? Illuminazione, Ivea. Un segno divino, bello, raga. Graficamente comunque bello. Mi sta trasportando. È bellissimo.
Yuna. Dai. Yuna. Jin, cos'è successo? Ho trovato Lord Shimura. Io potevo salvarlo. Ma il Khan era lì. Ho deluso mio zio. Almeno sei tutto intero. Ho giurato di proteggere l'isola con la vita. Ma ora i mongoli ci hanno rubato il paese. Ucciso i samurai. Non ricordavi cosa vuol dire affrontare chi è più forte di te? Sentirsi deboli. Quando ci troviamo faccia a faccia con la morte, dobbiamo fare di tutto per sopravvivere. Il Khan si aspetta una guerra contro i samurai. Anticiperà ogni nostra mossa. Se non troviamo come coglierlo di sorpresa. Così salveremo Lord Shimura e il nostro paese. Io ti aiuterò. Mongoli, gli sgherri del Khan. Sono troppi! Nasconditi nell'erba! Codo sono tanti, eh. A posto, signorina. Stanno dando la caccia. I cani hanno spaventato i cavalli. Sono destrieri dei samurai, sanno tornare dai padroni. Adesso? Bello pure il suo. Bella mossa. I mongoli saranno sulle tue tracce. Dividiamoci. Li distrarrò mentre fuggi via. Non me ne vado finché non avremo salvato mio fratello. Devo prima trovare altri alleati. Abili guerrieri. Come Sensei Ishikawa e Lady Masako Adachi. Il loro aiuto. Anche mio fratello può aiutarti. Una volta in salvo avrai al servizio il miglior fabbro dell'isola. Creerà qualsiasi strumento utile a salvare tuo zio. Non male. Le mura del castello. Tu lo sogni, Taka lo realizza. Dove lo tengono? L'hanno preso vicino a Keiji. Va lì e chiedi in giro. Ti raggiungo presto. Taka non durerà a lungo in mano ai mongoli. Va bene, dai. Puoi fidarti, dai. Salveremo tuo fratello. E tuo zio. Donna, lungo la strada. Non posso muovermi. Bello. Ma non puoi mordere, eh? Ghost of Tsushima. Bello. Atto 1, soccorri Lord Shimura. Madonna, qui quindi. Io ci vado. Vecchio avamposto commerciale. Sconfiggi mongoli, uccidi un nemico durante il confronto. Sono qui. Oh, questo pare grosso. Capisco. Conosco tu il rumore della lama. Capito, uccidere per osservare per sbloccare forma dell'acqua 2, ok. Sua, guarda il sangue, che bello, le gocce di sangue. Ma per diario, ok. Oh, ma quello che martello c'ha? Ah,
Ah, merda. Hai rotto i coglioni. Ocio. Leggenda incrementata. Figo, ma come sei andato? Bello. Bello. Prime opzioni. Isola di Tsushima. Ma sono prime opzioni, non si aspetta questa cosa. Bella. Esploso Tsushima, scrivono i luoghi. Questo è il racconto. Completa i racconti per far crescere la tua leggenda, acquisire nuove risorse e abilità. Per crescere la tua leggenda apprenderai nuove potenti tecniche. Ma questo è un gioco, ma questo è un gioco da platinare. Sembra che se lo merita. Questo mi dà il racconto del Sensei Ishikawa. L'arco, bello! Regola del Sensei Ishikawa, regola dell'Ea di Salvo il Fabbro. Ah, ok, puoi capirti come lì dovrà crescere le tue abilità. Già ce l'ho. La moneta minore della difesa. L'uccisione dei nemici ripristina una quantità di salute fondamentale. E il completo invece, attualmente senza eroe. Bello! No, avrà la maschera. La fascetta bianca non è male. Mi piace. Ragazzi! Veramente bello! No, io direi. Qui che? Tempio dorato. Fucina. È grosso? Ma è quel castello. Ok. Beh, il tempio dorato andrei qui al lago Izuara. Luogo ancora non scoperto, sì. Fantastico il vento di guida. Come faccio? Prefettura del Riake. C'è gente lì. Foresta dorata. Ma erano, cioè, contro tutti? Mi sto allontanando dal luogo. Sta roba? Ci sarà qualcosa, sicuro. Qua sopra c'è sicuramente qualcosa. Dove sto andando? Ah, il tempio dorato alla fine sto andando. Vabbè, va bene uguale. Ah, ok, tipo un mercato. Un ottimo arco è insostituibile. Costruttrice d'archi.
Lord Sakai. È bello rivederti. Gonjiro, giusto? Servivi Lord Nagao. È un bravo uomo. Mi dispiace per la sua perdita. Vi ricordate di un umile servitore? È un onore. Infatti. Siamo davvero in tanti a dovervi la vita qui. Temo che questa nostra guerra sia solo agli inizi. Ecco perché vogliamo aiutare, signore. La gente sta dando ciò che può. Vi prego di accettare questi doni. Grazie, Gonjiro. A te e a tutti quelli che hanno partecipato. Continueremo a donare, qui e altrove, ovunque si sappia delle vostre vittorie. Che i kami vi proteggano dal male. Visita l'altare del dono più vicino. Altare del dono disponibile 1. C'ha lo spadaio e l'armaiolo, ok. Quindi non viene nient'altro. Questo? Vediamo un po' pure questi dialoghi come sono. Ci sono provviste da queste parti? No, mio signore. Ma i kami vi aiuteranno se renderete loro omaggio. Cercate i portali Tori. Vi porteranno a un santuario. Lì troverete le offerte. Si dice che un amuleto benedetto dai kami possa cambiare il tuo destino. Ne avrai bisogno. Cantastorie leggende, che è una missione. Questo è il viaggio di Jin. Esplosione del santuario di scenti. Ok, vabbè, raga, queste sono città. Forse ci possiamo anche teletrasportare automaticamente una volta raggiunte. Credo. Viaggio rapido, sì, esatto. E no, devo scendere qui. Vuoi andare in quel punto? Bello però, raga. Bello, mi piace. Che è quell'isolotto, se non erro. Posso scendere qua? Sì, perché mi sa che può scendere. Ah, vedi? Easy. E poi richiamare il cavallo. Easy. Ma c'è un cazzo di lago, passo da là. Perché sta nell'isolotto, vero? Sì. E che ci sta qui? Poi c'è pure un po' di fumo lì. Aiku de Ariake, componi Aiku. Vabbè, rompicapo, che cos'è? Pensieri sul rifugio. E dove fa? Natura protettrice, natura che avvolge, trionfo della luce. Noi resistiamo, noi ci pieghiamo tutti insieme. Acque placide, trionfo della luce. Insieme. Indovinato? Credibile la prima botta, vabbè, sono troppo forte. Fascia del rifugio. A me che cazzo vuol dire? Equipaggio. Non lo so.
Ma andava bene qualsiasi cosa dicevo, quindi. Ok, va bene. Andiamo a quel fiume, dove vediamo il fumo. Che poi se non erro... Ah no, non è dove dovremmo andare. Ah no, ecco. È quello il fumo. Dove cazzo vado? C'è un passaggio qui, sì. Lì c'è del fumo, andiamo lì. Ma che bello! Ma guarda che grafica poi! Oh, è quello? Nemici? Confronto. Bello, venite! Questi sembrano deboli. Ma state zitto. Tan 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 tan. Puta madre! Rischiata? Morti tanti samurai valorosi. Come siete sopravvissuto, signore? Non mi rimane più nulla. Cos'è successo? Stavo dormendo alla locanda quando i mongoli fecero irruzione e mi trascinarono fuori. Ora si sono sistemati lì. Uccideranno chiunque vada alla locanda per riposarsi. Devo farli sloggiare. Aggiunto un luogo e come hai sentito parlare, ok? Che è quello? È quella col fuoco poi? Eh sì. Boh, noi andiamo qui che sta prendendo fuoco. Oh, questo? Morti. Locanda e riposo del viandante. Territorio mongolo. Non posso fare nessun confronto. Eccolo, sono qui! Easy. Guarda quello che è martello. Era grosso quello, eh? Niente da salvare qui. Prefettura di Yoshi. Ma con chi lo potevo fare il confronto? Fatevi sotto! Ma questo è un arciere, porello, c'è un cortellino. Ma è un vecchio! La paura negli occhi. È italiano, sono la mia lingua! Sono la mia lingua, merda! Aspetta, a merda! Finiti tutti? Eccoli invece. Altre merde. What the? Ma muoio. Vabbè. No! Ah, questa è la locanda che diceva quello lì. Ah,
Mamma mia, manco il tempo di pensare. Paura? Sì! Aiuta madre! Sei grosso! Finiti? Colpo di grazia! Si trova! Ancora? Sono qui, merde! Oh, questo è enorme. Capo ucciso, buono, ho capito, uccidere pure... Ottimo. Ottimo, è stato semplice. Guarda col piede! Ui, bello. Aspetta, quando ti trovi in territorio mio, si può sfidare? Ah, beh, lo so. Easy. Punto tecnico acquisito. È trovato un punto tecnico, ulteriore punto tecnico usato per prendere. Oh. Una parata all'ultimo santo per mettere un contrattacco letale. Non male. Deviazione. Tecnica presa. Ci piace. Ci piace, poi letale. Che cosa ho visto? Che cosa ho visto però? Esplorazione sfrutta il potere del vento guida. Per acquistare sì, per quanto che dovrei dire. Incrementa la dose potere massima, le colpi di metallo. Nuovi spazi per monete. Comprare una determinazione massima. Ora bisogna sapere. Obiettivo vento guida. Ci prendiamo, ormai siamo qui e prendiamo Gin. Andiamo a salvare a questa qui. Dove stava Iona? Questa l'ho sentita. Ah sì, era Iona. Mi hai trovata. E la sei cavata bene. Avrei dovuto sentirlo arrivare. Mi sono distratta. Hanno visto i prigionieri dei mongoli che risalivano il fiume. C'era un fabbro con loro. Tuo fratello? Sembrerebbe. Lo portavano a un campo, vicino al golfo di Caneda. Conosco il posto. Ok. Il codice del guerriero. Bello. Hai trovato dei samurai per liberare tuo zio? Non ancora. Ma continuo a cercare. Sono certa che troverai qualcuno. Taka potrà aiutarti dopo che lo avremo salvato. Non vedo l'ora di rivederlo. È fortunato ad averti. Non sarebbe d'accordo. A
questo servono i fratelli. E tu invece? Hai fratelli o sorelle? Lord Shimura è la mia famiglia. Cosa farai quando sarà libero? Tirerò un sospiro di sollievo, perché saprò che c'è speranza per la nostra isola. Ne sei proprio convinto? L'ho visto trionfare in situazioni impossibili. E quando tuo fratello sarà libero, cosa farai? Sinceramente, non ho avuto il tempo di pensarci. Cavalchi bene. Come vanno le tue ferite? Sono quasi guarite, grazie alle tue bende. Non parli molto di come ti senti, non è vero? Forse hai ragione. Mio zio mi insegnò che un samurai controlla le emozioni, come controlli un cavallo o una spada. È una vita molto dura. Sì. Pensata per essere facile. Bello. Ripeto, anche i dialoghi. Ci darà una buona visuale sul campo mondo. Ecco il campo. Sarà dura entrarci. Stai tranquilla. Il campo in pochi giorni. Ci sarà un ingresso. Controlliamo. Allora, vai qua. Dobbiamo raggiungere Taka senza metterlo in pericolo. Troveremo un modo sicuro. Retro sono ben difesi. Potremmo arrampicarci su quelle rocce. Potrebbero rotolare e mettere in allarme le guardie. Quel muro è ancora in costruzione. Si potrebbe entrare. Ok. Possiamo trovare una breccia nel muro, infiltrarci e stroncare i mongoli seduta stante. Se qualcosa va storto, uccideranno i prigionieri. Gliel'ho visto fare. Dobbiamo entrare furtivamente. Come ladri. Che ci sarebbe di male? Prima dei samurai, l'isola era dominata dai criminali. Poi noi portammo l'ordine, amministrando la giustizia. Noi seguiamo un codice d'onore. E a volte ci costa la vita. Guerrieri come mio padre volevano solo un paese sicuro. Anch'io voglio lo stesso. Ma noi dobbiamo contrattaccare. E usiamolo ogni tanto. So mio zio di non infrangere mai il codice. Allora piegalo. Per salvare la mia famiglia. E quel che resta della tua. Sì, sono d'accordo. Andiamo più vicino. Vediamo cosa ci aspetta. Meglio aspettare che cali il buio. Andiamo. Taka, ne ha passate tante, anche da prima dell'invasione. Ma ne avesti cura? Qualcuno doveva farlo. Odiava quando rubavo, ma saremmo morti di fame. Non avevo scelta. Nemmeno io scelsi di essere un samurai, ma oppormi al mio istinto, al mio codice. Meglio che essere spazzati via dai mongoli. Dobbiamo ribellarci. Non importa come. Perdi qua. Se ci vedono, uccideranno i prigionieri. Allora meglio fare silenzio. E tagliargli la gola. Frangi il codice. Senza onore, sì. Porco Dio, mica muore. Belli quei flashback. Cosa ne pensi, Jim? L'orso zoppicava. La tua freccia lo ha ferito. Le bestie ferite sono molto pericolose. Fai attenzione. Sì, zio. Seguilo. Qui non ci vivevano gli orsi. Esatto. Ma gli scontri a Yarikawa ne hanno spinto qualcuno qui.
Allora è colpa d'Eribe. Per punirli dovremmo darli in pasto agli orsi. Non siamo barbari, Jin. L'orso è inciampato qui. Sta morendo. No, ma siamo più vicini. Preparati, Jin. Sì, zio. Se è ancora vivo, posso colpirlo io? Dimostra di controllare le tue emozioni, poi... forse... è morto! Attento, potrebbe essere vivo. Una cinghiale? Questa freccia non era letale. Non è un orso. Zio, guarda, ha un taglio sul fianco. Non è una freccia. È un altro... oh! Un assassino! Yarikawa. Traditore! Avresti il coraggio di colpire il Gito alle spalle? Lord Sakai! Controllati! Noi non siamo criminali, come quest'uomo. Noi siamo samurai. Ha tentato di ucciderti! Deve pagare per questo crimine, con la vita. Guardalo negli occhi. Insegnagli che un samurai non agisce mai per rabbia o paura. E togligli la vita. Con onore. Quando combattiamo, fronteggiamo i nemici a testa alta. E quando togliamo loro la vita, li guardiamo negli occhi, con coraggio e rispetto. È questo che ci rende samurai. Solo i codardi colpiscono nell'ombra. Dobbiamo farlo. Necessità fa virtù. Jin, qualcosa non va. Troviamo tuo fratello. Non possiamo farci vedere. Usa tutti i sensi. Pensa e agisci come un ladro. Mamma mia, con meno crudeltà. Insomma, ha beccato. Sei matto. Yura, quello... no, non è Taka. Ah, bene. Testimonianze, potenziamento katana.
Un prigioniero. Taka. Ma stai zitta. No, non è Taka. Ma siete finiti qui? Cappello di paglia. Parleremo più tardi. Forza. Finito così? Andiamo al fiume, lì saremo al sicuro. Stai con i cappelli di paglia? Non più. Me ne andai quando le razioni cominciarono a scarseggiare. Lord Shimura è stato catturato. Mi farebbero comodo altri guerrieri per liberarlo. Cerchi lavoro? No, ma forse gli altri cappelli di paglia sì. Ho sentito che erano a caccia di mongoli nella prefettura di Zuzu, accanto alla costa vicino alle praterie di Kishi. Sembra la voce di Death Note. Di qua. Quello che mi ha salvato. Stiamo cercando mio fratello, un fabbro di nome Taka. Non lo conosco, ma molti prigionieri passano di qui. Hai detto che trasferivano gli schiavi. Dove? Parlavano della baia di Azamo. E nell'ultimo gruppo c'era un fabbro. Giovane, con la barba. Di Yarikawa, mi pare. Meglio che non ti sbagli. Spero che troviate il fabbro. Ok. Taka è vivo, è alla baia di Azamo. La città ha una cinta muraria. Se attaccassimo senza un piano, lo metteremmo in pericolo. Ho un amico che forse è in grado di farci entrare. Trovalo. Prima salviamo Taka e prima salveremo anche mio zio. Jin. Taka ti forgerà qualsiasi cosa tu voglia quando lo avremo. Bellissimo. Ma dopo lasceremo l'isola. Hai visto cosa stanno facendo i mongoli qui? Lord Shimura può fermarli. Resta. Combatti per la nostra casa. Casa mia. È dovunque andrò con Taka. Il mio amico vive nella prefettura di Azamo, al confine con Zuzu. Ci vediamo lì. So che non è stato facile andare contro il tuo codice. Ho fatto quel che dovevo. Grazie. Bello, ragazzi, bello. Bello. Castello di Kaneda. Di Kaneda. Che starà a farmi zio? Lord Shimura. Tu meriti molto di più. Convinci la tua gente ad arrendersi e tu sarai un uomo libero. Fai solo perdere tempo. Uccidimi. Credi di aver perso tutto. Ma tuo nipote è ancora vivo. Jin. I miei uomini controllano le strade. Costruiscono accampamenti vicino alle tue città. Vedono ogni cosa. E lo troveranno. Lord Sakai combatterà fino all'ultimo respiro. Come farò io? Tu tieni a lui, come tieni alla tua gente. Sei come un padre per loro. Abbandoneresti i tuoi figli? Non li condannerei mai alla schiavitù. Bella frase, bella frase. Bellissimo. Oh, punto. Punticino. Il diario. Il fabbro affranto. Ok, ok. Beh, direi a sto punto di andare a prendere il fabbro. Ma lo vedremo nella prossima puntata. Bello, ragazzi, bello. Continua a piacermi. E fatemi sapere che ne pensate. Grazie del vostro tempo, alla prossima, bella.